importante tornare nel modo giusto, penso che. Sì, era importante. Come, raccontaci prima quello che è successo, diciamo, in queste settimane, poi l'ingresso in campo, che a volte i casi, sai, si fa male Melara e entra il tripletto. No, sono stato una settimana male perché dopo quella uscita non bella dal campo sono stato male io in primis, insieme a me, la mia ragazza, la mia famiglia, perché ho fatto un gesto non bello. Però sono giovane, le, diciamo, cazzate tra virgolette l'ho fatte, quindi ho capito che ho sbagliato e quindi sono andato avanti, ho messo la testa giù e pedalare, perché era l'unico rimedio, era quello, stare zitti e far capire che ho sbagliato. Poi nella settimana comunque ho chiesto scusa alla squadra, a tutti quanti, per il gesto che avevo fatto. E niente, oggi come giusto era andare in panchina, era giusto andare in panchina perché comunque la squadra aveva fatto molto bene a Lecce, quindi penso che era giusto così. Poi io sono un giocatore che quando si è chiamato in causa, se non gioco dall'inizio, pazienza. Però se gioco dall'inizio do il massimo, quindi il mio atteggiamento è sempre uguale, non è mai cambiato. Però giustamente... voi fate il vostro lavoro, nel senso che parlate di un atteggiamento non bello che ho fatto, quindi è giusto comunque che l'avete detto, io ho capito di aver sbagliato e pazienza, non lo farò più. No, era importante, poi è stato bello il gesto pure di, cioè ci ha detto Mastalli anche dopo Lecce, c'è stato subito le tue scuse con la squadra, quindi alla fine si sbaglia, sì. Però è importante. Ah, le mie scuse sono state subito perché ho capito il momento, infatti non è che me ne sono andato a casa, cioè sotto la pioggia ero fuori a vedermi la partita, capito? Cioè ho fatto un gesto un po', c'ho un carattere un po' particolare, quindi l'ho fatta questa cosa, non la faccio. Possiamo dire Canotto in versione figliol prodigo, in Caserta, no, per parafrasare una parola. Sì, sì. No, ma ecco, il mister, io ho un bellissimo rapporto, ogni tanto comunque siamo calabresi tutti e due, quindi magari qualcosa... sono caratteri particolari, però comunque il mister è una grandissima persona e prima di essere allenatore parla con i giocatori e comunque ho sbagliato, ci ho parlato e ora andiamo avanti, ci godiamo questa vittoria e cerchiamo di non far vedere più gesti così non belli da far vedere in giro, quindi ci godiamo questa vittoria.